Il ministro De Girolamo ha dato ieri le dimissioni. Cosa ne pensa lei? Si è dato le dimissioni, ha fatto bene per me. Vuol dire che c'è qualcosa che lei... Perché se non ha fatto niente, deve stare. Questo è... Io non è che voglio pensare che lei avrebbe fatto qualcosa. Però i giornali, la televisione ne parla. Lei o esce fuori e dice la verità, oppure si sta al suo posto e non si muove. A me fa bene che ne cacciano a tutto quanto, se non è tutto quanto. È questo signor Renzi. Renzi, perché io ho votato sempre a sinistra, che sono là. Ma Renzi sta rovinando, perché noi vogliamo noi, che la gente che vogliamo mandare. Non a fare l'accordo con Berlusconi, perché Berlusconi se ne deve andare. Mi sono spiegato. Renzi, cioè, le preferenze, noi vogliamo le preferenze, no, io cominciando da me non vado a votare più a sinistra. Il minimo che poteva fare, dare le dimissioni, ma comunque non è il primo caso e non sarà l'ultimo. Io sono molto molto pessimista. Barlume di luce forse si intravede. Io ho fiducia nei giovani, tutto sommato. Avesse una picciata, come si chiama? Che è? De Girolamo. Proprio una latte di benzina in gola, essa, Mastella, Demita, tutti quei camorristi e mafiosi che ci hanno dietro. Allora da dici la così, come questo decenni, avete capito o no? Sei mi autorizzato? No, no, vi autorizzo, non mi preoccupate, la propria a benzina in gola ci avesse una mano, avete capito? Guardi, ai miei tempi, molti anni fa, io ho avuto modo di portare i politici in macchina, i tempi della democrazia, Gavi, i migliori e tutti i delinquenti, Gavi, Cirillo, Enzo Scotto stava fisso in macchina con me, perché faceva l'audizia di direzione. Oggi non capisco più niente e non ci vado più. Quindi rimpiange quei politici lì? No, non rimpiango proprio niente, perché noi che erano meglio che si qua, l'ho detto prima, Gavi, Cirillo, tutta la democrazia. Ma allora non si deve mettere solo la del Girolamo, perché in Parlamento quante ce ne stanno che sono inquisiti? Quindi si facesse un po' l'esame di coscienza, perché chi dovrebbe essere inquisito, detto da tutti, dovrebbe lasciare il Parlamento. A me mi sa che questo fatto forse è stata l'unica persona giusta che l'ha fatto. Secondo me è un atto responsabile che ha fatto, anche perché si è trovato un pochettino isolata effettivamente ad affrontare una situazione, però c'è sempre da chiedersi come mai si è trovato in questa situazione, avrebbe anche potuto evitare. Io direi che visto che ci vogliamo proiettare in Europa, comportiamoci come ci si comporta in Europa. Quindi quando c'è un qualche cosa che non va si danno le dimissioni, poi al limite si rientra col tempo. Il migliore è sempre Silvio Berlusconi. Non lo so se le doveva dare le dimissioni. Secondo lei doveva rimanere al suo posto? Io penso di sì. Perché? È perché sono solo voci, solo illazioni. È una manovra. Una manovra di chi? È una manovra, basta, non dico più niente. Chi capisce, capisce, chi non capisce, non capisce. È una manovra. Ma ha detto stesso lei che ha detto il governo non mi ha difeso, specialmente Letta. Io ultimamente non seguo più la politica, quindi ci hanno ridotti al momento che non sappiamo neanche più chi è la del Girolamo. Questo è il mio pensiero. Chiunque viene, chiunque se ne va, non è che possa cambiare tanto.